Buongiorno a tutti, io sono Giovanna Brambilla, la responsabile dei servizi educativi della GAMEC. Sono a darvi il benvenuto a questo secondo incontro legato alla mostra di Bergamo, una comunità. È una mostra che abbiamo dedicato a questa città che in quest'anno si è proprio riscoperta in modo forte comunitario. All'interno della mostra, curata da Lorenzo Giusti e Valentina Gervasoni, che è aperta fino a domani. Domani, fra l'altro, fa un orario esteso dalle 10 del mattino alle 8:30 del pomeriggio, è esposto questo due lavori del duo artistico Masbedo legati alla Presolana. In uno di questi lavori, che chiude peraltro la mostra, si vede una guida alpina che sale sulla Presolana portando sulle spalle una riproduzione del famoso dipinto dell'Accademia Carrara, Ricordo di un dolore di Pellizza da Volpedo, a segno del personale calvario che ognuno di noi fa quando incontro deve attraversare un dolore. Per affrontare questo tema abbiamo chiamato settimana scorsa il dottor Paolo Pebani, conservatore dell'Accademia Carrara, che ci ha parlato del dipinto di Pellizza da Volpedo. È con noi invece questa sera Davide Sapienza, geopoeta, appassionato della Presolana, della montagna, dei mille modi con cui si possono narrare e raccontare le modalità di scoperta delle montagne. Proprio per andare alla scoperta di questa montagna così importante, letta attraverso i suoi nomi. Gli lascio la parola, mi sposto di postazione, ricordo a chi poi desidera avere una certificazione della presenza che è sufficiente alla fine dell'intervento segnare il proprio nome, cognome e la mail e che al termine del suo intervento Davide Sapienza sarà a disposizione per rispondere alle vostre domande. Vi ringrazio dell'attenzione e vi passo subito la parola. Grazie. Grazie, Giovanna. Arrivo. Allora, un saluto a tutte e a tutti. Grazie per essere con noi e grazie a GAMEC per questo sorprendente per me invito. È molto, molto, come dire, molto importante per me perché poter collegare la Presolana, come ha fatto appunto il duo artistico, non nascondiamoci, a quello che è stato il calvario italiano dell'ultimo anno e naturalmente di questa città, di questa provincia, della valle dove vivo da 30 anni, cioè la Val Seriana, è sicuramente importante. Quindi in questo anno in cui io stesso ho scritto più volte della Presolana sul quotidiano con il quale collaboro, ho avuto la possibilità in qualche modo di poter riesaminare la mia visione precedente a quella che è quella, non dico dopo perché non c'è questo dopo, siamo ancora all'interno di questo passaggio, ma certamente la montagna che vedo ogni giorno svegliandomi ha contribuito a darmi una serenità, a darci alla mia famiglia una serenità notevole. E dunque ecco da dove nasce l'idea per legarsi, entrare in questo contesto molto bello che nasce da un dipinto, da un'opera artistica e da un'interpretazione artistica della montagna, ma concretizzata appunto dal fatto che questo dipinto sia stato portato, qualcuno di voi forse avrà visto il filmato, questo dipinto portato da una guida in vetta alla Presolana, che mi ha fatto tornare alla mente, fra l'altro, una cosa che feci nel 2007 proprio alle pendici della Presolana, con il mio libro La Valle del Nidolo, dove sette persone portarono sette gigantografie che rappresentavano i capitoli del libro La Valle del Nidolo. E in una di queste foto c'era ovviamente la Presolana. Io inizierei con il farvi vedere una cosa, perché i nomi della Presolana, insomma, non è un problema, magari molti di voi li conoscono già. Però vi voglio fare vedere una mappa, una cartina, no? Questa è una cartina che si trova, una cartina escursionistica che si può trovare al passo della Presolana. E come potete vedere, noi possiamo concentrarci sul fatto che la Presolana per una persona può essere vista come, non si vede benissimo, ma non preoccupatevi, non c'è niente da studiare. Diciamo, la montagna viene vista sicuramente come qualcosa che ha un vertice, un punto culminante. La Presolana io la chiamo una catena montuosa, è un massiccio, no? Calcareo, risalente a circa 250 milioni di anni fa, e che in quel periodo si trovava sommerso in quello che poi è stato chiamato dai geologi l'Oceano Tetide,
ed eravamo all'equatore in Bresolana, ed è la ragione per cui si trovano ancora fossili. I fossili rappresentano un pochettino una narrazione, la nostra storia. Ma quello che io voglio subito dire, mi sono preso qualche appunto e poi vi leggerò qualche brano, è questo, che la Bresolana non è una montagna. La Bresolana è un territorio. Viene chiamata la regina delle Orobie per i bergamaschi e non solo, per tutte le persone che poi nei decenni l'hanno frequentata e la frequentano, no? In villeggiatura o in vacanza o per attività outdoor. È un territorio ed è chiaramente un territorio che per me non è facile analizzare in maniera obiettiva, ma qui non serve l'oggettività. È un territorio che ti entra dentro e che ti racconta, e che ti racconta attraverso i suoi nomi. E quando i nomi iniziano a far parte di te, è chiaro che puoi immaginare tantissimi tipi di cammini. E allora io oggi vi voglio portare, perché poi quando diciamo Bresolana, forse immediatamente viene in mente Castione della Bresolana. Benissimo, intanto tutta la parte della Bresolana sud, diciamo, ha questa particolarità. È una parte di Bresolana che si adagia, come soprattutto il comune di Castione, su una vera e propria scarpata, che è poi quella che dà su lo straordinario territorio della Val di Tele e del Monte Varro. Stiamo parlando di pendici della Bresolana che hanno una relazione geologica con la Bresolana, ma poi si tende a dimenticare tutta la parte nord e nord-ovest, cioè la straordinaria Val Zurio, alla quale sotto falso nome io ho dedicato un breve romanzo, L'uomo del Möskel, che è un posto dove si... Val Zurio, no? Provate a immaginare. Val Zurio è il luogo dove a 1700 metri di quota c'è l'Occhio dell'Ogna, un nome bellissimo, Occhio, no? È la sorgente, una sorgente del torrente che poi, dopo diversi chilometri, entra nel fiume Serio a Ogna, appunto, dopo una sua corsa che va dai 1700 metri sino a circa i 500 metri di quota, e che ha una particolarità straordinaria, che in Val Zurio l'acqua scorre in superficie sul calcare, e al Möskel e poco sopra il Möskel si trovano queste vasche del Möskel che hanno deciso di chiamare marmite dei giganti, io le ho conosciute come vasche del Möskel e continuo a chiamarle vasche del Möskel. Ed è un posto davvero, le vasche sembrano veramente l'occhio di questo Ogne. E allora qua entriamo nei nomi, i nomi dell'acqua, l'acqua che nel mondo calcareo non è molto presente secondo la Vulgata. In realtà ci sono diverse sorgenti e quindi nel momento in cui noi da Val Zurio scendiamo troviamo altre piccole sorgenti, ma soprattutto c'è stata una captazione, tant'è che dal Möskel in avanti il territorio è nel comune di Rovetta, che è dall'altra parte della montagna, e prima invece oltre Senda Alta, che è caratterizzato principalmente dalle due frazioni di Nasolino e di Val Zurio a 800 metri di quota. E quell'acqua è l'acqua che io bevo tutti i giorni. Quell'acqua fu fatta una galleria di circa 2 chilometri che attraversa la montagna sulla sponda sinistra dell'Ogna e esce nella parte alta di Rovetta e viene distribuita. E quindi avere tutti i giorni la possibilità in qualche modo di percepire l'acqua sorgiva della Bresolana sicuramente ha un effetto. E l'effetto è che ogni giorno ti ricordi del territorio. Anche se lo vedi, l'immagine secondo me non è sufficiente. È l'evocazione che conta molto. È l'evocazione di questi nomi che ci sono. Val Zurio, Möskel, Contrada Spinelli. Möskel è abbastanza, come dire, non si riesce a capire da dove venga questa origine. Mentre già Val Zurio può essere Valle Azzurra, no? Anche a me ha dato spunto prima per un racconto, Zurio, il gigante della Bresolana, e poi per l'uomo del Möskel. È davvero particolare perché è un territorio vastissimo che se voi andate a vedere per esempio in un luogo che si chiama Remescler non lontano da Colle Palazzo, allora vi renderete conto di come improvvisamente vi sembra di essere nel Nord America, a questa apertura straordinaria che non si vede nella parte sud e che permette anche fra l'altro di passeggiare, ma anche adesso in questo periodo andare sulla versante di cui vi sto parlando è totalmente sicuro, almeno sino appunto alla zona della sorgente. E,
Ed ecco che invece, se noi torniamo con queste straordinarie creste dette coste di Bares, no? Che nascono a Clusone, salgono, anche loro sono presolane, perché quando tu inizi a camminare e passi da luoghi, sono tanti luoghi, però i più noti sono il Monte Blum, poi sali a Paré, e poi fai tutte queste cose, Monte Valsacco, poi c'è Bares, dopodiché arrivi al Passo degli Oloni, o Passo Olone, no? Che è un nome oggettivamente molto particolare, e ti ritrovi la vallata sulla sinistra, che poi scende verso il Mönskel, oppure che sale verso la Presolana, propriamente detta, il Massiccio Montuoso. Ma non è sufficiente questo, perché se noi pigliamo come se fosse una mano, no? Mettiamo che questa sia la mano, e qui immaginiamo il Massiccio con le sue cime, la Presolana di Castione, poi c'è la vetta centrale, e poi c'è la cima est, e poi c'è il Monte Visolo. Insomma, ci sono questi nomi che molti conoscono. Resta il fatto che la superstar dei sentieri è la zona che noi andiamo a prendere chiaramente dalla strada forestale dei sentieri che portano alla Baita Cassinelli. La Baita Cassinelli, che un tempo era una malga, sino al 1977, più in alto di dove si trova adesso, e che venne spazzata via da una valanga in inverno scesa dal canale Bendotti. Però io continuo a rimanere nella mia raggiera, e facciamo finta di partire, anche per chi non c'è mai stato, da un luogo per me assolutamente straordinario e speciale. Questo inatteso, se non lo si conosce, canyon, chiamato Valle dei Mulini, lungo circa 5 km, che appunto in realtà sfocia con le sue acque nella parte terminale della Val di Tede, nel torrente che in quel punto si chiama Gera, ma che è una delle sezioni del Borlezza. Il Borlezza nasce al Fontanino di Pora, sotto il Colle Vareno, e sfocia a Castro nel Lago di Seo. È un percorso di circa 30 km in questa straordinaria valle, che è stata studiata in tutto il mondo per le sue caratteristiche geologiche, ed è la valle dove io vivo. Amministrativamente vivo in Valseriana, in realtà io vivo sulla sponda sinistra della Valle Borlezza. E allora ecco perché forse sono stato attratto a questa Valle dei Mulini. In realtà perché è un posto con una potenza primitiva incredibile, dove tu cammini accanto all'acqua, sali da Rusio da circa 900 metri di quota, e attraversi diversi luoghi. Sei sotto la Corna di San Pedro, dove ci sono delle vie di arrampicata molto difficili, molto impegnative, ma è proprio sotto la Corna di San Pedro, di San Pietro, che furono ritrovati 5.000 anni fa, cioè scusate, 5.000 anni fa, i resti, negli anni 70, i resti fossili di alcune persone, i distesi, li erano chiamati, probabilmente era un rito funerario. E questo ci fa capire quanto la presenza umana nelle montagne viene a un certo punto stabilita in un momento della storia, ma nella realtà l'irrequieta anima di Homo sapiens porta a esplorare, a guardare. Ecco, evidentemente era un luogo che ispirava quello che ispira anche a noi che la camminiamo, questa sacralità. E questa formidabile vallata, che è la Valle dei Mulini, si divide anche lei in diverse sezioni, che cambia nome, e ci sono i resti di alcuni mulini. Il più famoso è quello che sta a valle, dove c'è il ponte a Castione della Presolana, poco prima del parco comunale, ma dovete pensare che questo ha significato storia e ha significato attività umana, ha significato esplorazione. E da lì si dipartono tutta una serie di luoghi e di nomi straordinari, perché se voi salite la Valle dei Mulini e quindi arrivate dove si esce vicino alla Malga Presolana, a 1560 metri di quota, sulla vostra destra in pochi minuti potete visitare la sorgente della Mesclusa. Ed ecco che improvvisamente, ancora una volta, acqua sorgiva che noi possiamo bere. Perché vi dico questo? Perché quando ho iniziato a camminare lì una trentina di anni fa, mi dicevano portati l'acqua perché in Presolana non c'è l'acqua. E questo è molto interessante, perché l'acqua in realtà c'è. C'è perché queste sorgenti sono state utilizzate con delle opere idrauliche straordinarie, soprattutto per l'epoca in cui sono state fatte. Quella è l'epoca, diciamo, la seconda metà del Novecento, in cui l'intervento, la cosiddetta archeologia industriale, aveva un impatto sul territorio, spessissimo molto esagero, poetica.
perché davvero dovunque si va nelle nostre montagne si vedono interventi, tra virgolette, impossibili, fatti con dei mezzi che non sono quelli di oggi, non c'erano gli elicotteri che ti portavano i tubi, ma che riuscivano in qualche modo a leggere il territorio, a dialogarci. E siccome la geografia, come ci insegnavano gli antichi greci, è la scrittura della terra, in qualche modo noi esseri umani ci siamo inseriti in questa scrittura dando un contributo con dei capitoli che erano: ok, quest'acqua la lasciamo libera e un po' ce la prendiamo noi. E se vogliamo fare un ragionamento su come quest'acqua oggi, da molti decenni, ma soprattutto ormai adesso, rappresenti un tema così importante, ecco che ogni volta che io cammino in Valle dei Mulini con quest'acqua che corre, e spesso è acqua di discioglimento che scende dalla parte sud della Presolana, molti ragionamenti, ecco, non è che sto lì a ragionare sull'acqua, le quotazioni in borsa, eccetera, eccetera, però ragiono sull'elemento prezioso. A questo punto noi siamo arrivati dove vi dicevo e vediamo dove vi voglio portare. Ero indeciso perché a questo punto noi ci troviamo in un'area meravigliosa di ghiaioni, di gerù, come si dice in bergamasco, che una mia cara amica, senza sapere, mi ha donato un'ispirazione perché l'ha chiamato il cuore di roccia. E quindi io lo chiamerò il cuore di roccia come la mia amica Elisa mi disse tanti anni fa, che era una zona in cui amava camminare. E come arriviamo al cuore di roccia? Ve lo dico subito. Quando siamo passati dalla sorgente Mesclusa, possiamo decidere di salire su un sentierino veramente selvatico, ma non difficile, che ci porta in un punto straordinario, una specie di, visto quello di cui si parla in questi giorni, lo chiamerei una proteina spike della montagna, in cui voi vi mettete su questo copuzzolo e lì inizia una cresta che porterà alla cima del Monte Cornetto, a circa 1800 metri di quota. Ma quella zona lì, mi diceva un falegname del luogo, loro la chiamano Corren de Soc. Scusate voi bergamaschi veri se lo dico male, comunque il Corren de Soc, il Soc è quello, quel pezzo di tronco sul quale si posa la legna da tagliare, no? Ed è interessante che abbia questo nome, perché non è un posto, secondo me, dove uno si mette a tagliare la legna. Siamo a circa 1650 metri di quota e gli alberi si fanno radi. Ma attenzione, perché all'improvviso qui ci potrebbe venire voglia invece di dirigerci verso il Cornetto. Il Monte Cornetto è una cosa molto selvatica, se uno la vuole fare deve fare prestare molta attenzione. Però è una cosa che io amo tantissimo fare, essere selvatico e seguire la montagna e il suo invito. Se noi proseguiamo invece, ecco che improvvisamente ci abbiamo o la possibilità di andare su queste creste straordinarie, erbose che scendono verso Ruse di nuovo, anche qua con estrema attenzione, oppure. E sotto abbiamo a picco la Valle dei Mulini con tutte le sue intricate curvature, oppure noi possiamo scendere dentro la Valle del Papa. Ecco, abbiamo, come dire, non poteva mancare in Presolana, e questo è il primo nome della nomenclatura religiosa che caratterizza molto. La Valle del Papa è uno dei posti più remoti, non perché è lontano e difficile da raggiungere. Se lo volete raggiungere dal Bratto dovrete andare in direzione Denzil e andare in località Crapù. Crap in genere appunto è una specie di bozzolo di roccia e quando arrivate a Crapù capirete perché lo chiamano Crapù. Ma se voi invece della Valle del Papa, che ripeto è un luogo veramente meditativo, potete proseguire e a quel punto in questo giro un po' zigzag, un po' animale, a me piace andare come fanno gli animali, non vanno dritti, è come i nostri cuccioli quando nascono, i piccoli non vanno mai dritti, non diventano lineari come la nostra società che appunto nel nome della linearità si perde tantissima bellezza e soprattutto si perde il senso della ciclicità della vita e quindi poi si stupisce quando la ciclicità della vita ti ricorda che cosa accade quando non rispetti questa appartenenza al ciclo vitale. Ecco che noi possiamo proseguire il cammino e a quel punto fare dalla Baita Cornetto, facciamo la Magra Cornetto, la Baita Cornetto e poi ci dirigiamo in un sentiero che dalla Magra Cornetto sale, taglia con una vista straordinaria sulle Corzene e le Corzenine verso il Colle Presolana, che è proprio sotto la cima. E dal Colle Presolana possiamo decidere o di scendere di nuovo verso il cuore o di tagliare dentro il cuore di roccia, oppure di scendere e poi portarci, di salire un po' e poi arrivati in questa conca sotto la cima delle Corzene, seguire il sentiero delle capre
chiamato Sentiero delle Capre, perché se lo fate lo potrete capire, è stato messo a posto, comunque era molto delle capre sino a qualche anno fa, il CAI poi l'ha sistemato, e a quel punto io vi porterei ad attraversare la Valle Cassinelli sopra la Vaita Cassinelli, ed ecco che qua arriviamo nel momento clou, diciamo nella finale del Super Bowl della Presolana, perché qui abbiamo i due sentieri veramente caratterizzanti che tutti conoscono. Sulla vostra sinistra la Valle dell'Ombra, sulla vostra destra il Calvario. È evidente che anche per un laico questo lascia sempre una potenza dentro, perché tu ti immagini le persone che hanno voluto dare un tributo e che avevano un rispetto per la montagna che era anche timore, e il timore è un giusto rispetto ed è una cosa che a noi forse manca in quest'epoca, anzi spesso manca. E nel dirlo non posso evitare di notare che io sono qua in un giorno in cui da una settimana circa la Presolana è stata chiusa, perché in questa parte si sono aperte delle bocche di balena, che sono cose, io da sci alpinista ve lo dico, sono davvero molto pericolose. Adesso con questo caldo sicuramente c'è stato un assestamento. Venendo qui ho studiato di nuovo e vi posso dire che alle Corzene c'è stata una recentissima valanga molto grossa, dove è una zona dove si passa quando ci sono degli assestamenti facendo sci alpinismo, ma non bisognava passarci, e per fortuna in un certo senso quelle alte zone, quelle alte quote sono state interdette per un periodo. Adesso però sarebbe tempo di riaprire, perché quello che doveva fare la montagna lo ha fatto. E sono messaggi che ci dà e che è giusto ascoltare. Ed ecco che, ripeto, quando ci troviamo lì, allora c'è qualcosa davvero di incredibile, di speciale, perché vi assicuro, se non ci siete mai stati, che è difficile scegliere, siete a un bivio, no? Provate a pensare anche spiritualmente, sei a un bivio, scegli la Valle dell'Ombra, la Valle delle Ombre, così presente anche in tanta musica, in tante canzoni, da Bob Dylan, agli U2, eccetera, eccetera, oppure scegli di farti il tuo calvario. Il dislivello in realtà è lo stesso, perché voi dovete portarvi da una quota a un'altra quota, dipende dove volete andare. E quindi io non vi dico dove vi porterò, e non so dove la guida che ha portato il quadro in vetta è passata, ma secondo me è passata dal Calvario, osservando il filmato. E la cosa straordinaria nell'essere dentro questa nomenclatura della Presolana è che comunque vada, le decine e decine di volte che ci sono andato da solo, con gli amici più cari, con persone che venivano a scoprire la Presolana, e io quando cammino con loro allora è come se fosse la prima volta anche per me, pur sapendo, però cerco proprio di mettermi, è come la condivisione dello schermo su Zoom, mi condivido nella loro interiorità e cerco di capire cosa stanno percependo, cioè di percepire cosa loro percepiscono, e in queste terre della percezione tutte queste ondulazioni, il calcare, pensate che per esempio facciamo la Valle dell'Ombra, quando voi scollinate a circa 1800 metri, scollinate per poi proseguire, lì molti anni fa notai chi c'è da un lato in questo ghiaione che scende dalle Corzene, da questa scogliera, in pratica c'è una zona d'erba, fateci caso se ci andate quando non ci sarà più la neve, che sembra una mano d'erba, ma la cosa incredibile è che se voi osservate sul lato opposto, in questa dolina dove passa il sentiero, dove invece c'è l'erba, c'è una mano di ghiaia praticamente delle stesse dimensioni della mano d'erba. Io non ho una spiegazione e non la voglio neanche, non sono interessato. Passare in questa Valle dell'Ombra è come se ti spinga a pensare a come vieni accolto da queste mani. E adesso, arrivati lì, possiamo salire al passo di Pozzera, a 2100 metri, per andare in cima alle Corzene, o scendere ancora una volta verso il cuore di roccia, o nella Valle degli Oloni, dove c'è il Rifugio Olmo, oppure, visto che stiamo facendo un cammino, spirituale, proviamo a tornare indietro, torniamo dove siamo partiti, ci rifocilliamo un attimo e poi partiamo lungo il Calvario. Questo è un sentiero, io ogni volta lo guardo e dico, ma dov'è? Non c'è il sentiero, invece il sentiero c'è, invece il sentiero c'è. E ha una rappresentazione spirituale talmente forte che credo che molta gente, soprattutto in un contesto come quello che la GAMEC ha voluto sottolineare con questa splendida iniziativa,
Fare questo calvario in questo momento significa come ci ricostruiamo un sentiero, almeno questo per me, lo dico. In aprile, quando c'era totale silenzio, ricordo che andai in Presolana, c'era pochissima neve, era il 2 aprile, mi ricordo, sono partito alle 3 da casa e ho fatto un cammino, ho scritto per il Corriere della Sera di Bergamo un racconto che si chiama Torneranno i Prati, dedicato a Olmi, al grande regista bergamasco Ermanno Olmi, è quel suo ultimo film, realizzato prima di morire. E sì, in montagna torneranno i prati, noi non sappiamo se torneranno i prati in questo sfilacciamento, in questo spaesamento, in questa distopia in cui stiamo vivendo in questo momento. Forse la Presolana con i suoi nomi, la montagna con i suoi nomi in generale, l'essere montagna, ci dice che questi prati, per farli tornare dentro di noi, in qualche modo dobbiamo in qualche modo riconquistarceli, facendo un calvario che non sia per forza la sofferenza fine a se stessa, ma un calvario di lentezza. Allora provate la prossima volta che andrà a Presolana a fare questi due sentieri superstar della Presolana, piano piano, meditativamente, lasciate a casa l'orologio, non guardate la quota, non pensate a quanti minuti ci metterete, perché poi è vero che lì, parlando di religiosità, non a caso c'è, poi si arriva al bivacco Città di Clusone, a 2050 metri, lì di fianco c'è la Cappella Savina, e poi si arriva alla Grotta dei Pagani, no? Parlando di nomi, per chi vuole andare in vetta, o comunque si può andare alla Grotta dei Pagani e percorrere il circolo glaciale che porterà al Passo di Pozzera, oppure volendo scavallare nel Canaletto del Diavolo, auguri, è ripidissimo, non è pericoloso, ma insomma ci vuole un attimo il nervo saldo, perché tende ad andare giù per forza, tanto è ripido, su questi ghiaioni. Però io dico che tutto questo io me lo porto dentro come se fosse qualcosa che mi abbia preparato a un eventuale giorno in cui questi nomi avrebbero cambiato significato. E estate scorsa, quando io ho fatto il calvario in discesa, in salita una volta e poi un giorno, perché abbiamo dimenticato la Presolana Nord, non me la voglio dimenticare, quella di Colere, un giorno con un caro amico siamo andati a Colere e poi siamo passati dal mare in burrasca, che è quello che caratterizza tutta la parte alta, dove c'è una zona protetta, no? Nel Parco delle Robie, in zona ZTS, in zona protezione speciale, che fa parte della rete 2000, UF, eccetera, eccetera, rete Europa 2000. Da lì potete vedere la Valzuria dall'alto, ma quando vi muovete tra Cima Bianca, Cima Verde, il Vascello Fantasma, che viene molto arrampicato, è nella storia dei coleresi, la storia anche del povero Roby Piantoni, giusto per parlare dell'ultimo che ha pagato un tributo alla montagna, scomparso nel 2009, quando si cammina e si arriva al Colle della Guaita si può fare questa via ferrata, non è difficilissima ma è impegnativa, è sempre molto ripida, ma è un'esperienza veramente spirituale di trasformazione, è un'epifania. E fare il Passo della Porta nell'estate scorsa, per noi, per me e mio amico, è stato qualcosa di unico, perché tu arrivi e la senti questa porta, poi entri in questi circhi glaciali incredibili, cioè che sono ovviamente ex glaciali, ma trovi dei nevai, e poi arrivi sotto il Monte Visolo, e poi scendi lungo la Cengia se vuoi, invece di scendere dal Monte Visolo, lungo la Cengia, dove poi ti porterai di nuovo verso la Cappella Savina, e poi decidi di scendere dal Calvario, dalla Valle dell'Ombra, oppure come capita spesso a me, di scendere così ad Selvaticum, perché mi piace fare così, non in queste ondulazioni, in questi un po' prati, un po' ghiaia, spesso è bello farlo perché sei costretto ad andare molto piano e a inalare, percepire, meditare. E non era mia intenzione darvi un tracciato, un percorso. Chi mi conosce e chi partecipa ai miei cammini geopoetici sa che mi piace molto spaesare, perché io amo essere spaesato. Tuttavia mi piacerebbe leggervi, per concludere in questi ultimi minuti, una rielaborazione di un testo che scrissi e che inclusi poi nel mio libro Camminando, che si chiama La Presolana di ieri, domani. Scritto nel novembre del 2012, questo titolo, quando mi è tornato in mente, mi ha fatto venire i brividi, perché la Presolana di ieri
se penso a me ad agosto in Presolano, a luglio, domani era e resta un mistero. Ma la montagna lei resta lì, con i suoi 200-250 milioni di anni, con i suoi fossili, con i suoi misteri, con i suoi nomi, nomi che possiamo anche noi dare, no? Magari tra amici ci diciamo, appunto come ha fatto la mia amica Elisa, parlando del cuor di roccia, adesso io per sempre per me è quello il cuor di roccia. E nel cuor di roccia, se uno tira dritto in questo sentiero, a un certo punto vedrà queste specie di foresta pietrificata, che a me piace pensare siano tronchi fossili, non lo sono sicuramente, però a me piace pensare così e non me lo si può impedire, perché sapete, noi scrittori abbiamo a volte voglia di far galoppare la fantasia. E allora vi leggo, provate a immaginarvi, scegliete voi la stagione, ho tolto io le stagioni, ho tolto i luoghi, e seguitemi se volete in questo brevissimo testo. La prima luce è nei miei occhi, fuori da me è ancora buio. Ma la luce, beh, la luce è proprio dentro i miei occhi. Ieri e ancora oggi, e oggi spero che sia già domani, perché è il colore, è la strada che sale e sfocia nel sentiero, è la bastionata rocciosa che come una grande nave di secoli fa è diretta chissà dove, ma senza un carico, è diretta chissà dove a cercare i tesori dall'altra parte del mondo. E se lo sguardo prova ad arrivare lassù, in fondo dove già si è insinuato tantissime altre volte, mi pare di sentire il brivido che scuote un uomo quando arriva alla fine della terra. Che potere ha questa catena montuosa, ingigantita dalla sua sacra presenza nella mia vita quotidiana. I suoi abitanti, gli animali che la percorrono secondo rotte che a volte riusciamo a comprendere e altre semplicemente ci lasciano stupiti. Tutto questo è in suo potere, nel potere della Presolana. Non è il mio potere e questo, vi assicuro, mi rasserena, mi fa sentire leggero. Intanto è sempre la prima luce. Quando piove, ad esempio, la senti palpitare, abbozzolata nella grande nuvola che fodera l'aria tra lei, la Presolana, e il cielo. Eh sì, perché la Presolana vive di cielo. Ma in quelle ore viene incapsulata e diventa come una navicella spaziale, lo stesso quando nevica. Andate mentre nevica alle pendici della Presolana e camminate, per esempio. Andate in primavera nelle nebbie del primo mattino. Io sono sicuro che la Presolana, quando si copre, fa il suo viaggio interstellare, altrimenti come potrebbe portare ogni volta tutto questo bene, questa bellezza, visto che poi i suoi sentieri non si spostano da dove sono e che ora qui dentro i miei occhi io ne sto seguendo proprio uno. Sono contento perché ho scelto di seguire delle rotte conosciute, poiché tanto ci pensava il cielo a dare risalto alla terra di Presolana e io potevo concentrarmi solo sulla profondità delle mie percezioni. Ecco delle linee di neve fresca. Lì posso lasciare un'impronta, la cosa migliore per sentirsi appena creati da questa terra nuova, oltre il mondo conosciuto, dentro un abbraccio invisibile, ma forte. È lì che ho pensato ancora una volta, ma allora queste forme che vedo sono forse un'illusione? Perché dentro di me le sue forme cambiano sempre. Sono forme conosciute perché si rapportano al mio corpo. E il mio corpo attraversa, sale e discende. E come cambia il mio corpo? Così cambia quello che vede. Sfilando accanto ai cassinelli ho alzato il capo e ho pensato al bivio di cui vi ho detto prima, Valle dell'Ombra o Calvario. Ecco questi due nomi rituali che testimoniano una cultura di sacrificio, timore e reverenza. Proporzioni bibliche per l'uomo che un tempo affrontò queste pendici. E quando ti guardi a destra e a sinistra, le bastionate rocciose, quelle che sono scogliere di Presolana, sembrano le tavole di Mosè. È come se si fosse aperto questo oceano di Presolana, l'oceano tetico. La Valle dell'Ombra ha uno spirito nascosto in una ripida, netta facciata di pietra che scende da sud-ovest e si rivolge al nord. E lì accanto sui prati che precipitano vidi i miei primi animali delle alte terre. Allora, molti anni fa, pensai che ero stato accolto finalmente nella loro regione, nel loro paese, la Presolana. Erano camosci, figure ferme a guardare nella nebbia, attente, sicure di sé. E poi un giorno ho fissato lo sguardo su quella lastra di pietra alta decine di metri. Da lì esce un magma di messaggi della Presolana, perché nei tempi antichi deve essere accaduto qualcosa di fondamentale per aver dato quella forma così particolare
al massiccio delle Porzene. Io non so se voglio davvero sapere cosa dicono i geologi. Mi è bastato esserne attratto tutte le volte che l'occhio osserva. Perché se dovessi avere una spiegazione per ogni cosa, perderei l'orizzonte che si crea dentro di me grazie a quel piccolo paesaggio. Un orizzonte che ogni volta è diverso, che mi racconta la storia passo dopo passo, sguardo dopo sguardo. È l'orizzonte, come diceva Barry Lopez, della geografia profonda, la scrittura della terra dentro di noi. Chissà, un giorno arriverà un'ultima visione e comunque la narrazione della montagna proseguirà libera. Intanto sono sulle tracce di sentiero verso Pozzera e sono affascinanti, perché lì in genere la mia bussola impazzisce e si indecide, perché ogni direzione mi attrae. Di là sul colle c'è il bivacco, la pozza e le ondulazioni, l'immensità del mondo. Quante domande mi sono fatto risalendo in Presolana per girare intorno alle Porzene e soprattutto quanta gioia. Ora mi siedo. Adesso voglio tirare bene le stringhe del Nabuc che cammina. Mi preparo a tagliare l'universo del cuore di roccia dall'alto. Osservo le guglie incerte ma ferme. La mia piccola foresta pietrificata, i canaloni ripidi e silenti. Ritrovo l'erba alta e grossa della conca che ogni giorno da casa osservo. Perché io adesso alle Porzene vedo casa mia. E allora penso che ho due case. E che nello stesso giorno... Quante volte ho potuto provare la vastità di una domanda all'aperto e di una chiuso, di una dimora all'aperto e di una chiuso, entrambe capaci di vedersi e di osservarsi con me e in mezzo percorrevo lo spazio aperto. Sta lì, in quel cammino, tutto quello che mi è accaduto, l'orizzonte partorito da qualcosa che solo in apparenza sembra impedire la visuale, perché se quel lassù non fosse lassù, io non sarei mai uscito di casa per salire e guardare l'orizzonte. Intanto giù nella conca della Presolana è un teatro. In ogni stagione. In autunno sembra sempre pronto per la neve. E a fine inverno sembra sempre pronto per i fiori. E a fine estate sembra sempre pronto per i colori d'autunno. E allora tu non puoi più tornare. Intanto la pioggia, mentre cammino, vedo che ha consolidato i sassi e i ghiaioni. Poi c'è il bosco ed ecco il colle Presolana. Ed ecco tutta quell'immensità di segreti nascosti tra le rocce, le conifere, gli animali in ascolto, forse addirittura in visione, i miei passi sicuri e infine una creatura che balza dalle corzenine. Però io mi infilo in un vecchio sentiero, molto poco frequentato, perché voglio uscire oggi dalla Valle dei Gler, che chiamano la Valle dei Ghiri, forse, Valle dei Gler. È un luogo talmente vasto nella sua finitezza piccola che chiunque ci può camminare un'oretta per scoprire che il tempo davvero non ha nessuna cittadinanza in Presolana e in montagna. Esiste solo lo spazio. E questo spazio è puntellato da tutti gli omini di pietra immaginari, i Cairn, gli Inukshuk degli Inuit, che sono i nomi della Presolana. Che bel dono anche oggi, e a pensarci bene, che sforzo ho dovuto fare veramente per avere in dono tutto questo? Nessuno sforzo, ho dovuto semplicemente essere un uomo come tanti in cammino tra le pagine della mia montagna. Vi ringrazio, questo era il mio piccolo tributo di Presolana.